Oggi siamo a Napoli, sono qui per incontrare i rappresentanti del mondo del commercio e dell'imprenditoria napoletana. Qui accanto a me c'è il presidente della Confederazione delle Imprese e Professioni di Napoli, che rappresenta 4.000 imprese, quindi è un'associazione importante che ci ha dato uno spaccato importante di quella che è la situazione di questa realtà anche nel post-Covid. Come candidato presidente alla regione credo che un momento di ascolto come questo sia determinante per poter poi dopo inserire all'interno del nostro progetto per la campagna proposte che realmente rispondano ai bisogni delle categorie e non scritte in astratto a tavolino. Questo è il nostro modo di lavorare e di procedere. Sono molto soddisfatta dell'incontro che abbiamo avuto, sono emersi spunti importanti su cui lavorare. Il primo di cui mi faccio carico da subito è quello di chiedere alla Regione Campania di dare il via immediatamente alla stagione dei saldi qui in Campania. Queste imprese da troppo tempo non hanno liquidità, col turismo che non arriva in Campania, la Campania è al nono posto in Italia per appunto arrivo dei turisti in questa fase, manca la liquidità alle imprese. Avviare subito i saldi vuol dire immettere liquidità, vuol dire creare un attrattore perché appunto le persone decidano adesso di spendere e di acquistare quello che gli occorre. Ci facciamo portavoce di questa richiesta e la porteremo in tutte le sedi utili. C'è un altro tema che abbiamo affrontato, di cui sono felice. Nel nostro programma, nel nostro progetto per la campagna, noi vogliamo rendere la formazione professionale in campagna, per la quale la regione spende decine e decine di milioni di euro, una formazione realmente efficace, non più solo in capo agli enti accreditati, ma una formazione che si faccia all'interno delle imprese e che appunto incroci il bisogno di professionalità delle imprese con i profili che andiamo a formare. Oggi questo incrocio non c'è una mappatura insieme ai rappresentanti delle imprese e delle professioni ed è quello che noi vogliamo fare. I soldi non devono andare soltanto agli enti formatori, devono andare alle imprese o direttamente in maniera che le imprese diventino esse stesse luogo di formazione o attraverso i contratti di formazione che intendiamo riattivare e far rivivere in Regione Campania. Intanto io ringrazio la consigliera, per noi è stato un momento importante perché stiamo cercando di incontrare un po' tutte le forze politiche e devo dare riscontro e atto che la consigliera insomma, non solo ci ha ascoltato ma si farà portavoce almeno di cominciare a sbloccare la possibilità di avere i saldi immediatamente, perché c'è un effetto psicologico molto importante, c'è la gente che sente i saldi è più invogliata a spendere un po' di soldi in un comparto che ovviamente è in ginocchio. Inutile dirvi che noi vorremmo molto di più, siamo consapevoli che lo Stato non è in condizione di poterci dare i soldi, abbiamo chiesto di farsi portavoce a livello nazionale, anche di chiedere un blocco degli F24, un anno bianco, quindi non una sospensione ma un azzeramento diciamo, di quelle che sono le tasse, le imposte e l'IVA, i contributi sugli imprenditori e sui liberi professionisti. Sappiamo che è una cosa difficile, però non è impossibile perché se da un lato lo Stato non è nelle condizioni di poterci dare liquidità, almeno non ci chiedesse la liquidità. Quindi è un concetto logico, razionale, che dovrebbe avere un suo perché. Quindi ci auguriamo che chi sta un po' più in alto di noi ci possa dare ascolto. Grazie. Poco fa ho sentito il Vice Ministro al Ministero dell'Economia e Finanze, Laura Castelli, anticipandole questi temi e recependo la sua disponibilità a venire in Campania per incontrare direttamente le categorie e parlare anche di fiscalità e di fiscalità di vantaggio per appunto chi oggi è stato messo in ginocchio dal Covid. Quindi lavoreremo in sinergia col Governo per dare risposte quelle più efficaci possibili.